Hakuna Matata, ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati in un nuovo appuntamento su Far Cry. Allora, siamo andati parecchio, parecchio avanti. E avevo, sì, lo so, le nuove stringhe sono... No. Esatto, lo so che sono le nuove stringhe, l'ho capito, perfetto. Appunto, ho speso 10 punti abilità e siamo andati davvero tanto, tanto avanti. C'abbiamo 3 cure e non mi sembra male. Le armi ce l'abbiamo e non mi sembra male. Adesso, da quello che mi ricordo, e mi ricordo bene perché si parla di 5 secondi fa, dobbiamo andare a prendere... Chi è che mi spara? Non mi fate incazzare. Chi è? Vabbè, magari è qualcuno che sta a sparare a qualche aquila. Dobbiamo rendere degli esplosivi fatti in casa. Però il problema, che c'è un problema, appunto, che c'è un'aquila che ce l'ho sopra. Se io vedo st'aquila, non la vedo. Ah, eccola. Vaffanculo. Sei morta? Bastarda pennuta del cacchio. Oh, eccolo qua. Perfetto. Qua dentro. Ok, ho preso gli esplosivi. E mo' devo andare sicuramente da un'altra parte a piazzare esplosivi. Non capisco perché sono sceso qua. No, sono sceso qua per prendermi le cosette. Non vedo ora di provare sto cecchino. Anche se i colpi li sento un po' troppo vicini. Vabbè. Bene. Oh, distruggi il cancello del tempio. Aspetta però. Ok, fammi vedere quanta... Là ce n'è uno e due. Sapete che vi dico? Conviene fare così? No. No. Non devo fare... Aspetta, io non mi ricordo niente. Aspetta. Non è che non mi ricordo. È che... Non mi ricordo come... Appunto come tira i sassolini. Ok, mi sono ricordato. Che fanno? Controllano. Controllano tantissimo. Aspetta, se io faccio così. Bravi. Bravi, continuate là. C'è un sasso incredibile, madafaka! E invece. Oh! Che succede? Aia! Qualcuno ha lanciato una granata, probabilmente sono stato io, ma non lo so. Volevo fare una cosa, non ci sono riuscito. Via. Ok, cioè praticamente devo entrare a far casino. Intanto io sto a bruciare pure tutto il cancello. Oh, ok. Entra nel territorio del tempio. Ok, però io avrei preferito una cosa un pochino più stealth. Lo stealth. Fammi vedere qua. Esatto, ho visto bene. Qua ci stanno le munizioni. C'era anche una bella cura che sinceramente voglio prendermi. Ok, vado in giro col cecchino. A me fette sega. Io voglio provare sto cecchino. Tanto il silenziatore ce l'ho. Ah, ma mi sa che non l'ho allertati, sapete? No. Uno. Allora, vediamo un po', Due. Sono molto sparsi. Sono molto, molto sparsi. Tre, l'ho visto. Esatto. 1, 2, 3, 4, 5. Niente, non so più sparsi. Neanche per cacchio. Ok. Aspetta, che questo è figo, Questo cecchino è figo. Devo aspettare. Vorrei aspettare. Quelli li potrei far fuori tutti quanti. Volevo far fuori questo qua. Sinceramente. Quello non c'ho niente. Oh, e tu? Ah, quello è quello corazzato. Ce ne stanno parecchi. Ok. Io volevo provare a far stealth, ma mi sa che in questa zona qua tanto stealth non si può fare. A meno che io non faccia di questo. Uno l'ho fatto fuori. Se vi do retta, questo cecchino qua mi dovrebbe far fuori anche lui.
perché me l'avete detto voi. Vediamo, mamma mia, ragazzi! E me lo avete detto voi, altro che! Questo lo devo far fuori. Questo lo devo... non lo becco. Non lo becco, è impossibile. E invece! Oh, mazzo sniper! E sono rimasti 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, secondo me loro lo sentono, Ok, ma loro non mi vedono. Finché lo colpisco... Finché li colpisco loro non mi vedono. Ok. Mamma mia! Ma mi sa che ne ho fatti fuori due con un colpo solo. Ne sono abbastanza sicuro. Abbastanza sicuro. Ok. Sto cecchino! Sto cecchino è qualcosa di fantastico! Ne ho visto uno, ce n'era uno. Ce n'era uno per di qua. Ciccio, non fare le solite cazzate che ne rovini tutto in un attimo, Ne manca uno, cavolo. Ne manca uno, Ciccio. Allora. Io non lo vedo. Io non lo vedo, però la mappa me lo indicava. Io non lo vedo, ma la mappa me lo indicava. Allora. Io mi metto questa adesso, Perché sinceramente i rinforzi non li vorrei vedere. Ok. Questo. Aspetta. L'ho visto e non l'ho... Eccolo. Olle. Vaffanculo. Ah, questo è l'Erisir. Vabbè. Io faccio così. Vabbè, ho sbagliato. Oh. E questo è rotto. Qui? Oh, vabbè, lui... Tranquillo, zio. Se stiamo a fare cose terme, che ce frega a noi, te? Sta bello riposato lui. Oh, e non c'è più. Andiamocene qua. Piano piano le faccio fuori tutte, ma che me frega a me. Ok, mi prendo le munizioni che mi servono. Metto dentro e... Bam! Giustamente... Ok, è stata colpa mia. Porca troia, ho fatto esplodere il deposito delle munizioni e per quello mi sono fatto così male. Ok. E disattiviamo anche questo, già che ci siamo, no? Ok, ne sono rimasti due. Ne sono rimasti due. Uno sta qua dentro, a quanto pare. Ma non qui, esattamente. Mi sa sopra. Andiamo... Belle ste scale che non portano a niente. Complimenti. Qua? Molto probabilmente sì. Ok. Ma un'arma di quelle leggendarie... No, mortacci vostra. Troppo. Sto C4 è fantastico. Sto C4 è fantastico. Perché non l'ho usato prima? Porca miseria. Ole. La fatemi vedere qua prima di distruggere tutto. C'è sta qualcosa che mi può interessare, Ok, vaffanculo e. Boom! L'ultimo carico se n'è andato. Cosa sta succedendo laggiù? Niente. Gli uomini migliori. L'intruso è vicino. Ma quali uomini migliori? No, ma che hai deciso? No. Quali uomini migliori? Aia. Aiu. Aspetta. Allora loro ancora in realtà ancora non mi hanno visto. Io potrei farmela. Io potrei farmela completamente stealth. Merda, ok. Madonna mia, aspetta. Raga, voglio fare la cosa perfetta a sto giro. Ok. Taccidua si è messa a cuore. Questi li potrei far fuori molto velocemente. Vai così. Però devi star fermo. Devi stare fermo. Ok, non m'ha visto. Non è un problema. Ok, lui m'ha visto, ha sparato un colpetto. Vieni. A chi hai sparato la bomba, zio? Ok, non mi hanno visto. Cioè, non mi hanno visto. Cioè, mi hanno visto, sì. Non mi hanno visto, in realtà. Poca roba. Ok, quindi questo qua... Io posso andarmene avanti. Mamma mia. Ok.
Azaghal, ascolta le mie parole. Dimmi. Non sai cosa stai facendo. Sono la mano di Kialang. Io porto la morte. Uccidimi e ti tormenterò per tutta l'eternità. La tua sofferenza diventerà il fulcro del mio piacere. Tu sei fuori di testa. Su, dice lui. Questo qua è mezzo scocciato, ve lo dico io. Cioè, ma tanto l'avete capito un po' tutti. Ma questo sta scocciato male, eh. Non sta scocciato bene. E andiamocene avanti. Saliamo qua sopra. E qua sopra mi sa che c'è l'ultimo da far esplodere. Probabilmente, eh. Ok. Ah no, qua ci stanno le munizioni. Prendi tutto, prendi tutto, prendi tutto, 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 prendi tutto. Ok. Uccidi il maestro Sandresh. Aspetta che... non lo so. Oh! Non muore, non muore. Ma perché non è morto? Io ero convinto. Ma porca puttana de loro. Mamma mia, la balestra comunque. La balestra è... è qualcosa che non ha senso su questo gioco. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ma dai che lo so che stai qua sopra, eh. Oh, mamma mia. Dai, dai. Mamma mia, sta balestra. È troppo forte. Bam. Troppo, troppo, troppo più forte la balestra. Dove stai? Aia. Ok. Saluta. Aspettate. Da parte mia. Ma l'ho ucciso? Ma l'ho ucciso, neanche me ne sono accorto. Con quale precisione? Aia, sei scemo tu con quel cecchino? Spiegamelo. Mamma mia. Ma l'ho fatto fuori, l'ho fatto fuori. Ma proprio male. Malissimo. Ok. Aspettate, eh. Bravo. Mica per niente, è meglio che utilizzo questo. Che magari... era lui. Doveva essere lui, questo qua. Mi sa che era lui. Ok. Questo qua, lo sapete che costa un fottio questo? Questo qua costa tantissimo. Questo lanciarazzi, se io lo trovo... esatto. No. Ok, e l'ho preso. A posto. A posto, costa tantissimo. Andiamocene per di qua. Prima prendiamo tutto quello che ci può essere utile. Madonna mia, che cazzo stavano facendo qua sopra? Quanti sacrifici! Per la miseria! Tacci vostra, matti! Ah! Ah! Ok. Mappa della Giura Mago Atama. Una mappa della vetta più alta della valle. Ci sono delle note scritte a mano sui bordi e quella che sembra la linea tratteggiata indica il sentiero montano che termina con la scritta Altare della Reliquia. Ok. Bene. È ora di distruggere la reliquia. Oh. Mi sa che non manca tanto e un po' questo mi dispiace veramente parecchio. E infatti me ne devo ritornare alla stazione radio e io direi che posso pure fare di questo. E me ne rivado. Madonna mia, che bello, ragazzi. Che bello. Guarda che roba. La tutelare su sto gioco è stata implementata in modo magnifico. E quella là ci arrivo paro paro. E si vede che comunque la mappa è stata costruita bene. Cioè, la mappa è stata costruita veramente bene. Perché ci dovrei arrivare senza problemi. Quindi, signori, in un volo vi saluto. Ci vediamo al prossimo appuntamento di Far Cry. Mi raccomando, tanti like. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Al prossimo appuntamento, fossi il 589, io registro. Ci vediamo domani.